In Lega, dopo l'abbandono da parte di Ruggero Di Benedetto e il suo Arsenal, c'è il City che vince la difficile sfida contro la Juve. Andrea Alex cerca subito di staccarsi dal gruppo con la seconda vittoria in due partite, così come lo Zenit di Micheroni che batte Aslan, che non si schiera alle zone basse della classifica. Un altro 2-2 per il Galatasaray di mister Antonelli, che è passato da una B con un pari in tutta la stagione a due pari in due partite. Primo punto per Gian Attasio. Alvi batte un Piacentini che stenta a decollare, per lui seconda sconfitta per 2-1 con la sua Lazio. Altra partita pirotecnica per il Manchester United di Francesco Todaro, che batte il PSG di Decorato. E infine vittoria forse a sorpresa per Lino Fra, che batte Ricci 1-0, grazie anche ai legni presi dal Bayern. Ma nel calcio sono le piccole cose a fare la differenza. Ascoltiamo alcune dichiarazioni rilasciate dal mister dei catalani. Beh, che dire, abbiamo giocato molto bene, abbiamo meritato la vittoria, anche se abbiamo avuto un pizzico di fortuna, viste le tre traverse prese dalla squadra avversaria, però tutto sommato sono molto soddisfatto del gioco espresso e la vittoria è più che meritata. In Lega B abbandona per problemi tecnici anche Domi Di Benedetto, che aveva il Borussia Dortmund. Al comando ci sono il Lione di Gabriele Jellem, la Roma di Raffaele Buono e il Liverpool di Cautero. Trio a punteggio pieno. Segue l'Atletico di Miranda, che vince facile sulla Fiorentina di Fedele, che nell'anticipo della terza conquista i primi punti a discapito dello Schalke, che rischia ora di fare da finalino, dopo la sconfitta contro l'Inter di La Bruna. E se il Benfica di Nuori dovesse fare punti nella prossima giornata proprio contro l'Inter, rimarrebbe relegato alle ultime posizioni, aspettando che il Napoli di Mirto giochi lo stesso numero di partite. Benfica che è ripresa rispetto alla partita con Liverpool, ma si deve arrendere alla tripletta di Lisandro. Il Lega C sembra già intravedere le squadre con il maggiore potenziale. Udinese, Corinthians, Marsiglia e Stoke sono a punteggio pieno e con una differenza reti già significativa dopo le prime due giornate, con degli attacchi forti e ottime difese. La migliore è quella dello Stoke, che è ancora con la porta inviolata e quindi, anche se l'attacco è meno dirompente delle altre tre, riesce a tenere botta a furia di 2-0, a discapito del Bilbao, ancora a bocca asciutta, come il Valencia, che perde con Lille, che fa i primi punti. Il derby dell'Est va allo Shakhtar, che batte il Fenerbahce, altra squadra ancora a secco, ma con una partita in meno. Si arrende anche il Celtic, nuovamente di misura nei confronti del Marsiglia, così come il Newcastle di Luca Del Vecchio, con un'altra partita da under, vince di misura sul QPR, mentre il Siviglia si scroglie addosso la batosta per il Sadar Corinthians, mettendo il Genoa di misura, aspettando la conferma delle prossime giornate. Pecco San, Marco Marinelli, Luca Baronti e Druga Bianconero gongolano, mentre per Giampaolo Di Leonardo, Alberto Manzella, Paolo Bontacchio e Loris Capoccia si devono muovere per cambiare direzione il prima possibile. Per Sky Nemesis 24, Mirko Antonelli.